Cronaca, lo facciamo con il nostro collegamento in diretta con la redazione social e con Luca Pompei, che oggi so che ci parlerà del nuovo tentativo di suicidio di Simone Santoleri, accusato dell'omicidio della mamma Renata Rapposelli, la pittrice. Giusto, Luca, è questo l'argomento che vuoi trattare? Sì, Marina, è giusto. Intanto un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Nel giro di 10 giorni Simone Santoleri, condannato a 27 anni, condanna ribadita anche in appello per l'omicidio della mamma Renata Rapposelli, ha tentato nel carcere di Viterbo una seconda volta di togliersi la vita, in questo caso ingerendo dei farmaci. È stato prontamente tratto in salvo, ovviamente è stata predisposta una lavanda gastrica per liberare le sostanze tossiche dal suo organismo, però ecco, questo è un tema particolarmente delicato. Noi Marina questa mattina abbiamo sentito telefonicamente Gianmarco Cifaldi, garante dei detenuti per la regione Abruzzo, che su questo secondo episodio nel giro di appena 10 giorni si è detto particolarmente arrabbiato, chiederà dei chiarimenti, addirittura minaccia delle denunce per le condizioni nelle quali Santoleri è appunto detenuto nel carcere di Viterbo, e per verificare insomma se tutto è nella norma, perché secondo quelle che sono le sue fonti non sarebbe così. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Intanto la sorveglianza è stata ovviamente rafforzata nei confronti di Simone Santoleri, che ripetiamo di recente la sentenza in corte d'appello, gli sono state confermati 27 anni di pena per l'omicidio della mamma Renata Rapposelli. A te, Marina.